Allora, oggi è martedì. E ovviamente mi sono toccato la mattina, anche perché è tardi, nel senso sono le 8 passate e ho un herpes che sembra un alien. Quindi ho pensato di girare un video per chi conosce, cioè per chi mi segue su Instagram. E quindi un po' più aggiornato. Praticamente, oggi devo andare a fare una pre-visita medica, nel senso che è una decina di giorni che ho il dente del giudizio che mi dà problemi. Me ne è rimasto solo uno perché gli altri li ho già tolti da tempo, soprattutto quelli di sopra. Quelli di sopra li ho tolti tantissimo tempo fa quando mi ero trasferita a Bologna. Questo anche ha deciso di svegliarsi, tra l'altro questo era quello che è messo in posizione peggiore, quindi non ho già detto che se si fosse svegliato l'avrei dovuto togliere. Allora, venerdì ho la visita al reparto di, insomma, in chirurgia, nel senso che forse dovrò fare un attacco. Comunque, io sono alla clinica universitaria odontoiatrica a Bologna, quindi sono i vari reparti come se fosse un po' appunto un ospedale, tra virgolette, solo per i denti. E oggi devo andare in ortodonzia dove sono in cura per altri motivi. Dove deve fare una visita, insomma, prepara il foglio di passaggio all'altro reparto, perché per il resto, nella fase un po' più acuta, loro non avevano possibilità di visitarmi perché il mio medico solito non c'era, insomma, qualche così problemino. Quindi prima sono andata qua dal mio medico di base che mi ha visitato per vedere insomma la situazione. Fortunatamente per il momento sono riuscita a evitare l'antibiotico, qualche giorno ho fatto l'antinfiammatorio, ho dovuto prendere comunque l'antinfiammatorio perché mi si era gonfiato di più, avevo un gran male. Quindi niente. Per quanto riguarda invece laurea, procede, nel senso che la data si avvicina. Per il momento mi hanno confermato che è tutto a posto, domanda di laurea accettata e conclusa, quindi hanno finito anche i controlli amministrativi. La tesi già da un bel po', il professore me l'aveva ufficialmente approvata alla mia facoltà, non richiede, non vuole il cartaceo, cioè facciamo un upload sul sistema della tesi e il professore te l'approva ovviamente, il tuo relatore. E ieri sono andata però a portare il file della tesi per la stampa, perché ovviamente il giorno discussione e programmazione voglio avere la mia copia cartacea della tesi. Avrei più bisogno di un miracolo. Per il momento, insomma, come sapete già, è un periodo bello tostarello, infatti c'era boh, almeno 3 anni che non mi veniva l'herpes. Non me lo so fatto venire.
lavoro siamo belli pieni di lavoro, in più c'è una persona che al momento per problemi è assente. E quindi ovviamente è un po' più piena la giornata. E comunque magari quella mezz'ora di straordinario lo faccio sempre perché rischiamo veramente se no di ingufarci troppo. L'abito ce l'ho per la tesi, nel senso che per la laurea. Ero partita che volevo fare, perché allora il mio discorso era volevo fare il classico tailleur, giacca, pantalone, sia perché è quel classico intramontabile molto bello, sia perché a Bologna a marzo può ancora fare, con giorni di molto freddo. Però uno è più complicato trovare la giacca al pantalone che stia bene, soprattutto adesso che ho qualche chilo in più, quindi ho i fianchi un po' più importanti. Comunque insomma è la zona critica, ecco. La giacca, la blusa, tutto il resto. Quindi ho provato a vedere qualcosa, era veramente impossibile. In più io nella mia testa mi vedevo con un vestito. Vestito inteso proprio un abito intero. Quindi alla fine ho detto ma che vada, guarirò un pochetto il freddo e chi se ne frega, anche perché poi io ero partita più che altro con l'idea che sotto i pantaloni mi ci potevo mettere delle calze termiche. Ma tanto non è un pantalone che si presta più di tanto, quindi cioè nel senso a meno che prendere una cosa diversa tipo un pantalone palazzo morbido, non ti puoi mettere 12 strati sotto un pantalone elegante. Quindi alla fine niente, metterò le calze magari un po' più pesanti delle 20-30 denne, ma andrò lì imbottita. E anche perché la mia sede a Bologna non è in un palazzo, quindi non è che io arrivo, sono in un palazzo normale e aspetto dentro. Da noi è tipo outlet, cioè nel senso è un posto dove tu entri, sei all'aperto, c'hai le varie aule sparse e quindi l'attesa te la fai fuori, a meno che c'è un piccolissimo ingresso. Ovviamente non è che sarò solo io a laurearmi e quindi non ci sarà spazio per l'ingresso. Quindi insomma, vabbè, non è questo il problema. Questa qui la sto utilizzando, questa è la terza volta, e ragazzi, attenzione, mi ha fatto il buco, come se fosse una cipria sul fondo, sopra il fondo tutta. Normalmente sotto contorno occhio uso quella dell'aereo insieme a polvere libera, però stamattina veramente praticamente mi sono alzata quasi 2 ore dopo il mio solito e quindi mi sembra quasi di essere in vacanza. È stato bellissimo questa cosa. Ora significa che non ci uscirò più tardi ovviamente, perché se arrivo molto più tardi al lavoro. Più che altro perché c'è lavoro, perché per straordinario il problema non si pone. Suonando la sveglia praticamente alle 7:30 anziché alle 6, quando è suonata mi sono alzata quasi subito, mentre alle 6 a volte mi sveglio, che poi sono tardissima. E quindi mi sono preparata. Quindi mi sono lavata, preparata, tutto a posto e ero ancora in enorme anticipo e quindi poi ho perso un botto di tempo a cercare una sistemazione semidecente per registrare, ma vabbè. Ombretti, credo proprio assolutamente nulla. Io uso questo della Clinique, è sempre lui, voi lo sapete, uso di alcune tipologie di cose, uso un prodotto. Adesso ho aperto questo
Come la mia rampina non è a posto. Dunque, non ci vedo bene. Inteso come luce. Devo fare una cosa, scusate, diventerò gelissima. Diversi gli occhi, l'occhio questo sinistro mi viene sempre molto meglio dell'occhio destro. Poi voi mi dite se siete talmente capucci che mi dite che sono la regina dell'eyeliner, insomma. Il vantaggio di, cioè vi faccio vedere, no? Vabbè, un po' di caso dietro. Questo qui, vedendo il sex vuoto, che è quasi finito. Sono trovati letti ovunque stamattina, ma non lo so. Poi sembra così, ma ci sono un sacco di cose, perché devi scegliere il vestito appena serata, devi invitare gli amici e i parenti o comunque aggiornarli. Cosa ti metti? Dove festeggi? Poi se per carità sono cose positive, però a volte appunto si aggiungono tutto il resto delle cose da fare. E ieri sono andata a vedere anche per dove fare il pranzo, perché la programmazione sarà la mattina, quindi faccio un pranzo anche perché sono persone che vengono da fuori e quindi almeno possono ripartire con la macchina in un orario decente. Quindi boh, mi manca che da prenotare la corona d'alloro. Comunque, quello lì ci penseranno mia mamma, insomma. Anche lo voglio semplicissimo, voglio solo l'alloro e non né peperoncino, né bucciolini, niente. Il fiocco vinaccia come il corso di laurea. Devo iniziare a mettermi sotto con la preparazione del discorso. Adesso, settimana prossima, ho un incontro con il relatore, perché il mio mitico relatore ha stabilito un giorno.
in cui incontra tutti i suoi pesisti di questa sessione. Così ci dà tutte le indicazioni, informazioni generali, ovviamente per la discussione, perché la programmazione è una formalità bellissima, sia chiaro. Devo passare anche in segreteria perché ovviamente ho bisogno di avere dei fogli ufficiali per la convocazione o quantomeno per il giorno stesso che attestino che sono andata lì da presentare poi. Questo è il Folk Lash Epics di Max Factor, che non è un, cioè, allora non mi piace, ma vi spiego perché. Perché non riesco a prendere abbastanza confidenza con lo scovolino. Quindi a volte lo metto, lo riesco a mettere molto bene, altre volte lo metto male. Però la formula comunque mi sembra alla fin fine una buona formula che non impiastriccia troppo. Sulle labbra ovviamente non vado a mettere un po' di burro di cacao e basta, non solo perché devo andare al dentista, ma insomma questo qui quali hanno la faccia. Niente, vi saluto, buon giorno, io vi dico buona giornata perché in genere insomma mi è presa sta cosa di caricare i video alle 7 della mattina perché si sveglia presto.